Dureranno circa 30 giorni i lavori che interesseranno l'alveo comune Nocerino. Prenderanno il via il 17 novembre. Ad operare sarà il consorzio di bonifica, individuato dall'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania come soggetto attuatore del vasto intervento. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, come già spiegato in precedenza, sottolinea che si sta procedendo spediti, parallelamente, anche ad un'altra progettualità che interesserà i torrenti Cavaiola e Solofrana. Regione che finanzia per oltre 5 milioni il consorzio di bonifica, il quale si adopera per interventi concreti, taglio della vegetazione, dragaggi e sicurezza degli argini. Inoltre, noi stiamo anticipando il consorzio, il comune sta allestendo dei progetti esecutivi che riguarderanno il torrente Solofrana, gli argini dei torrenti Solofrana e Cavaiola da poter finanziare immediatamente. Questa è la programmazione che facciamo per anticipare i tempi ed ora iniziamo a vedere concretamente i risultati.